10 ottobre 2016 più o meno, Gianfranco Marini, la terza D, lezione delle studentesse su... Vi passaggio dei comuni e dei signori. chiamate Leila, Leila, Leila e Leila. No, se volete potete pure presentarvi, dite sono... Shh. Vai. Che mal di testa. Da questo momento in cui tanti signori e signori presero esempio da Gianni Lorenzo Visconti e si facevano nominare signore, e quindi c'era un clima di benessere.
degli eserciti guidati con i quali condurre compagnie militari, sia per conquistare nuovi territori, sia per difendere i territori già conquistati. I primi volontari sono cavalieri tedeschi e inglesi, successivamente si fecero avanti i cavalieri italiani, figure di alto livello sociale che guidavano eserciti di varie centinaia di soldati e gli offrivano o una repubblica o un principato. Il contratto spesso durava un anno, quindi per una sola campagna. Il comandante perciò aveva bisogno di un territorio che potesse essere fornito anche in inverno. La soluzione ottimale si trovava quando lo stanziamento delle truppe avveniva su un territorio in cui il condottiero fosse lo stesso signore. Quindi in questo periodo le due figure principali, cioè il condottiero mercenario e il principe, si fondono. Abbiamo un esempio di Francesco Sforza, che inizialmente era un condottiero romagnolo, che si fece conferire dal Papa il titolo di Marchese di Ancona e attraverso un colpo di Stato in seguito divenne Duca di Milano nel 1450. Allora, la politica, tu sei? La politica dei principi italiani. In questo periodo i principi e i condottieri conquistano il potere attraverso dei reati e dei delitti. Come per esempio avvenne a Gian Galeazzo Visconti nel 1385, che uccise lo zio per diventare il padre in assoluto di Milano. La stessa cosa veniva fatta anche dai mercanti per ottenere profitti. Le cause e le ragioni per le quali i principi e i mercanti commettevano questi reati venivano chiamate rispettivamente le ragioni di Stato e le ragioni di mercatura. I principi in questo periodo riorganizzano il potere della chiesa e anche quello dei nobili e si aiutarono anche con l'aiuto di funzionari. Si fecero aiutare dai funzionari per ristabilire quindi il potere della chiesa e dei nobili e riuscirono anche a riavviare un'economia stabile. In questo periodo nasce una nuova corrente, che è la corrente del mecenatismo, che vede come protagonisti i principi che finanziano e ospitano i vari artisti nelle loro dimore in cambio di opere. E questo serviva per rendere il loro luogo di governo tra i più prestigiosi. Una delle famiglie più importanti che fu protagonista del mecenatismo erano i Medici, che finanziarono artisti come per esempio Michelangelo e Donatello, a cui incaricarono il progetto del Duomo di Firenze, però anche Michelozzo, Lorenzo il Magnifico, Cosimo il Vecchio. Inoltre Michelangelo ebbe diverse controversie con i suoi finanziatori, che erano i Medici, però lui si devono anche delle opere molto importanti, che sono la Pietà, che è quella a destra, poi il David, e anche la cupola di San Pietro e gli affreschi della Cappella Sistina. Un altro artista molto importante era Bellini, che era un pittore veneziano, e le sue due opere più importanti, comunque le prime che realizzò, erano La Madonna col Bambino, che sarebbe quella a sinistra, e La Madonna Greca. Un'altra sua opera molto importante è La Pala di San Giobbe, che erano tutte opere a carattere sacro, però fece anche diverse opere a carattere profano, come per esempio il Festino dei Dei. Oggi il termine mecenatismo si sposta anche ad altri ambienti, come per esempio al restauro dei vari monumenti. Inoltre, oggi esiste anche il mecenate d'impresa, che è colui che finanzia dei progetti che hanno delle caratteristiche innovative. Un'altra cosa molto importante è che solitamente gli artisti, quindi i mecenati, restituivano il favore dell'ospitalità dei principi anche compiendo dei lavori cancellereschi. È un po' difficile.